finalmente il 1° di luglio siamo partiti con il porta a porta, con la differenziata insieme ad ATA. Siamo contenti perché c'è stata una forte partecipazione della collettività. Abbiamo progettato questa cosa e voluta fortemente insieme anche alla minoranza, al gruppo di Facciamoci Sano. Stamattina abbiamo già raccolto una parte di mastelli e in questi giorni partiremo con la dismissione di tutti i cassonetti sulla strada. Sarà un percorso da fare in maniera concordata con ATA e con la popolazione, perché ovviamente è uno stravolgimento delle abitudini e delle consuetudini della cittadinanza. Però pensiamo che da questo punto si possa partire veramente per avere un rispetto maggiore del nostro ambiente e soprattutto anche del portafoglio dei cittadini, perché con questo nuovo metodo siamo convinti che negli anni la cittadinanza possa veramente risparmiare dei denari. Siamo contenti dell'ausilio di ATA, che è stata veramente presente ed è stata, come si può dire, d'ausilio importante alle persone, alle aziende. Abbiamo incontrato quasi tutti. Sta procedendo perché sarà un work in progress, non saremo pronti da domani completamente, però c'è un processo lento che andrà penso che per la metà di questo mese, essere a regime completamente. E le notizie positive, studiando un pochettino le carte tutte con ATA, è quello di arrivare già al 65% entro quest'anno. Dunque penso che gli obiettivi che ci eravamo prefissati li stiamo portando a compimento.